Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB 8 13 Est, frequenza 12.149. Gentili ospiti, vi leggo il verdetto della giuria del premio Medizio d'Oro per la stagione 2011. La giuria del premio Medizio d'Oro si è riunita per la 40esima volta il 22 novembre 2011 presso l'altra postazione di Medizio. La giuria indica all'unanimità in due grandi personalità del ciclismo mondiale i personaggi del Medizio d'Oro 2011. Eddy Merckx, che conquistò proprio a Mendrisio il secondo dei suoi tre titoli mondiali da professionista, aggiudicandosi anche il premio Mendrisio d'Oro nel 1972. Io sono stato invitato alcune settimane fa a parlarvi di Eddy Merckx. Ho ovviamente accettato, non volevo perdere questa occasione. 40 anni. Che non sono pochi. E ho capito anche che parecchia gente che voi vedete nel comitato là in fondo non ha la fortuna di essere qui stasera. Ecco, allora qualcosa mi è passato, non qualcosa ma molto. Così per la mente ho preferito appartarmi un attimino. La giuria ha indicato come se la seconda personalità in Fiorenzo Magni, che per 40 anni ha diretto la giuria del premio nella sua carica di presidente. Questo è il verdetto della giuria del premio Questo è il Fiorenzo Magni di tutti. Il mio Fiorenzo Magni perde mani e rimane sempre e soltanto Fiorenzo, che ti segue ovunque, che è più informato di Wikipedia, che conosce per filo e per segno i movimenti e gli spostamenti di tutte le persone che godono della sua fiducia e dunque della sua stima. Il mio Fiorenzo telefona e ti dice: è tanto che non ci sentiamo, e magari ci si era sentiti due giorni prima. Il mio Fiorenzo dice: se stai bene tu, sto bene anch'io. Fiorenzo ti misura sempre. E quando ti dà l'appuntamento, se l'ora Y corrisponde alle 15 spaccate, arrivare alle 15, 2 minuti e 11 secondi significa finire fuori tempo massimo. Perché ricorda, io ho vinto 3 giri d'Italia, nel 48 con 11 secondi su Cecchi, nel 51 con 1 minuto e 46 su Astenbergen e nel 1955 con 13 secondi su Coppi. Sommando i tre distacchi si arriva a 2 minuti e 10, il che vuol dire che arrivare dopo quel tempo limite è come perdere tutto. Io non ho avuto la fortuna di vedere quel Fiorenzo Magni. Sono felicissimo di aver conosciuto questo Fiorenzo Magni e capisco che cosa esprime quella fotografia. Esprime la volontà di non fermarsi. È nel 1956, avevo già 36 anni e sono caduto a scendere da Volterra, un gran dolore, mi hanno portato all'ospedale, frattura la clavicola. Il giorno dopo si partiva da Modena, sarà a Pallo, sono caduto sulla frattura. Allora sono venuto, hanno messo troppa ambulanza e mentre l'ambulanza parte io ho urlato, sono sceso, ho ripreso a correre, sono arrivato, ma non per me, fa mio,
per demerito degli altri. E quindi grazie a tutti voi per questa serata che è anche mio onore. Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149.